Salve ragazzi, cercheremo attraverso alcuni video di fare una sintesi di quello che possiamo considerare un corso completo di lettura ad alta voce e public speaking. Troverete tutto come audiolibro in Sprecher, che conoscete sicuramente. Ci sono 32 capitoli che, letti da me, in maniera da poter individuare anche gli esercizi, potrete ascoltare e ripetere, oppure a modo vostro, utilizzando il PDF che si trova anche lì, insomma, nella zona di Sprecher. Potete anche andare sul blog Lettura ad alta voce e Public Speaking, che è un blog dove sono raccolte un po' tutte le notizie e tutti gli esercizi che sono stati fatti nel corso del tempo. Affrontiamo questo nuovo argomento, non partendo dall'inizio vero e proprio, e quindi dovremmo parlare della respirazione, degli esercizi di respirazione, la postura, il modo, la descrizione degli elementi, diciamo, dell'apparato fonatorio. Sono cose che magari possono essere un po' noiose, le faremo magari, se servono, più avanti. Vorrei partire da un capitolo che si chiama, mi sembra il capitolo 8 dell'audiolibro che è disponibile, vi ho detto, in Sprecher. Voi scrivete il nome, il mio nome, oppure il titolo, Lettura ad alta voce, Public Speaking per ragazzi, e vi appariranno tutti i file pronti per essere scaricati. Dunque, cominciamo da questo con una premessa. Il corso, piccolo corso di lettura ad alta voce, si basa su un metodo. Il metodo è quello musicale, cioè i termini che si usano per la musica, per le partiture musicali, sono gli stessi che useremo per la lettura. È come se noi cantassimo anziché leggere, oppure cantassimo anziché parlare in pubblico o conversare con gli altri, perché dobbiamo acquisire gli elementi come se fosse una cassetta degli attrezzi, no? Come se fossimo dei cantanti, dei musicisti. Quindi utilizzare gli elementi espressivi della voce, che piano piano impareremo, che sono, ve li dico così, molto semplicemente, sono il tono, il volume, il tempo, il ritmo, il mordente e il colore. Questi sono gli elementi espressivi che noi faremo uno per uno, però non andremo a studiarli in maniera scolastica. Ci divertiamo un po' e vediamo se li riconosciamo. Per esempio, cominciamo a dire questo per una dizione giusta. La prima cosa che ti chiedo è leggere ad alta voce il testo. Non importa se non comprendi tutto. L'obiettivo è quello di attuare un'anteprima in modo tale che la tua mente possa farsi un'idea del contenuto essenziale della lirica e prenda confidenza con alcuni termini apparentemente complicati. Fallo dunque ora. Leggi ad alta voce ciò che segue, compresi nome e cognome del poeta e titolo della lirica. Prenditi tutto il tempo che occorre. Soffermati sulle parole, sentine il suono e soprattutto procedi con calma. Se ne avrai voglia, rileggi anche una seconda volta e magari una terza volta, tenendo presente che uno dei segreti per comprendere e gustare appieno la bellezza della poesia è l'indugio. Puoi leggere il testo al contrario, partendo dall'ultima parola, andando verso la prima, anche se non capisci il senso. Questo ti aiuterà a perdere le inflessioni dialettali. Anche leggendo al contrario dovrai sempre rispettare gli accenti grave e acuto delle lettere E e O. Puoi farlo aprendo il file PDF, ovviamente. Andiamo avanti per cercare di individuare, e vediamo se ci indoviniamo. Ecco, intanto vediamo qualcosa sulla articolazione. Articolazione è associata agli scioglilingua, per esempio, perché lo scioglilingua ti costringe a utilizzare in maniera, diciamo, estrema l'articolazione, cioè la utilizzare
concentrandoti sugli elementi che sono vicino all'apparato fonatorio, la bocca, la lingua, le labbra, le guance, anche il naso, cioè il movimento estremo, e a questo possiamo dare un nome. Lo chiamiamo mordente. Poi vedremo meglio il mordente come deve essere applicato nella lettura e nella conversazione. Intanto facciamo qualcosa sul mordente attraverso gli scioglilingua. Faroncetta di chiavacci, lucchettini, catenacci, serrature, chiavistelli, toppe, chiodi, spranghe, arpioni, non son poi di quei babbioni che si fanno infinocchiare. Chiama gli abitator dell'ombre eterne, il rauco suon della tartaria tromba, treman le spaziose atre caverne, l'aer cieco a quel rumor rimbomba. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. 3 tigri contro 3 tigri, 3 pigri contro 3 pigri. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo costantinopolizzasse, vi disarcivescovo costantinopolizzereste voi come si è disarcivescovo costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli? E ora vediamo qualche esercizio sulla C. Sapete che al centro, diciamo, d'Italia, diciamo nella zona, soprattutto a Roma, abbiamo questo piccolo problema della C, la signora Cecioni, dove c'è la C, insomma, noi cerchiamo, la facciamo scivolare. E invece bisogna abituarsi a fare una C secca, come la fanno quelli del nord, che qualche cosa, insomma, la fanno bene. Non sbagliano le O, ma le C le sanno fare. Allora, in questo caso, basterà aprire bene la bocca e fare un sorriso. Lucia va dal macellaio Luciano Cecioni, in via dei Cacialli 13, angolo via della Pace 18. Voglio 300 grammi di noce e 500 braciole da fare alla brace, dice Lucia con voce veloce. Per 12, 13, 14, 15 persone sono sufficienti 16 braciole, dice Luciano. Ieri le feci cucinare a Cecilia la vicina, ha fatto un macello, le ha sbruciacchiate in modo atroce, dice Lucia. Invece io le cucino speciali. Ecco, 200, 300. 400, 500 lire per Lucio il Garzone, che è preciso, pacioso e precoce. Anche la S qualche volta, diciamo, ora stiamo parlando un po' dell'articolazione, ma associata alla dizione. La S, insomma, qualche problemino ce l'abbiamo, insomma, fischia, senti, oh, insomma, queste cose qua. Anselmo, ans, s. La S non deve fischiare, non deve passare tant'aria tra i denti, si chiudono un po', no? Anselmo il falso andò in Alsazia. Si era persuaso a falsificare il balsamo del ginsenso, così scarso in Pennsylvania. Colà, gesti e gessomini sparsi nella salsedine snervavano in un fantasmagorico schierarsi pulsando e snaturando, l'insulso e sregolato snodarsi dei pensieri sino a renderli insicuri. Di conseguenza, alzarsi nell'immenso della salsa spiaggia e pulsare con il pensiero con insolito insulso nonsenso, sragiona, sgretola, srotola il buonsenso, insieme fa scarso il discorso. Una rana nera e rara sull'arena errò una sera, in un coppo poco cupo, poco pepe pesto cape, treno troppo stretto e troppo stracco, stracca troppi storpi, storpi a troppo. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. In una conca nuotano a rilento 3 trote, 5 triglie e tinche 100. Guglielmo coglie ghiaia dagli scogli, scagliandola fa in mar 1000 gorgogli. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà. Pipa pesa e pesta il pepe al Papa, il Papa pesa e pesta il pepe a Pipa. Eccoti un fico secco e risecco, seccato al forno del vecchio secco. 3 asini vennero dalla Sardegna carichi di fischi, fiaschi e legna. La ruota rotonda ruotava rovente, restando rasente la rete. I signori generali regolino i loro orologi. 7 acciughette se ne stavano strette strette nelle scatolette, poverette. Volevo vedere dove viveva Viviana.
sedendo, carponi, cogliendo, foglioni, foglioni, cogliendo, carponi, sedendo. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo e tutti i pesci venivano a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. Tre tozzi di pan secco in tre strette tasche stanno. Stiamo parlando ancora della articolazione. Associamola al mordente, mordente, tipo avete visto un cavallo magari che mangia una mela, si vedono tutti i denti, la bocca che si muove, no? E questo è il mordente che ci permette di fare uscire la voce in maniera corretta, in maniera chiara, soprattutto udibile. Poi parleremo anche del diaframma, tutte queste belle cose qui. Ora, passiamo a un altro elemento espressivo, cerchiamo di indovinare. Questo è un esercizio che si fa per, diciamo che è lo stesso elemento di prima, ecco, adesso, che è sempre l'articolazione, con la differenza che questa volta facciamo un'estremizzazione. Cerchiamo di leggere un testo disegnando bene con le labbra ogni lettera. Questo ci abituerà in qualche modo a far uscire la voce in maniera esaustiva, corretta, chiara. Questa è una poesia e cerchiamo di leggerla a una persona che non sente, che non può sentire. Sapete che i sordi hanno il linguaggio non solo, diciamo, dei gesti, ma riescono abilmente a capire dai movimenti delle labbra quello che si sta dicendo. E noi facciamo questo lentamente. La nebbia agli irti colli pioviginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciatore fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar. È una bella ginnastica, no? Abbiamo visto l'articolazione. Adesso vediamo un altro elemento che si chiama tono. Vediamo se riusciamo a capire che cos'è il tono. Intanto ve lo dico così, così semplicemente. Il tono è l'insieme dei tasti del pianoforte. Quando si canta si fanno toni diversi, da non confondere con il volume, che è l'ampiezza, no? Dell'aria che esce. Questa invece è l'altezza del suono. Quindi faccio questo esercizio per capire e avere sempre in mente di che cosa è fatto, in che cosa consiste il tono. Mi serve questo perché quando andrò a parlare in pubblico, oppure quando andrò a leggere, oppure quando vado a conversare, il tono arricchisce la conversazione, nel senso che si evita una discussione monocorde, quelle cose sempre uguali, insomma, che annoiano. Invece variare il tono vuol dire accrescere l'interesse nei confronti di chi ascolta. Dunque il tono, vi dico che tutti gli elementi espressivi vanno mischiati, vanno distribuiti nella maniera corretta, ma soprattutto vanno variati. La variazione del mordente, che abbiamo visto prima, del tono che vediamo in questo momento, è quella che dà interesse alla lettura oppure al parlare in pubblico, eccetera. Adesso noi facciamo dal grave all'acuto e viceversa. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita, ai quanto a dir qual era e cosa dura. E sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte,
ma per trattar bel ben che io vi trovai. Dirò dell'altre cose che vo scorte, io non so ben ridir come v'entrai. Tant'era pien di sonno a quel punto che la verace vi abbandonai. Questi sono i toni che si possono utilizzare, diciamo, nel canto, ma anche nella lettura. Passiamo ora a una cosa diversa, che è la domanda retorica. Ogni tanto inseriamo un elemento un po' diverso, no? La domanda retorica, che cos'è? È una domanda che già contiene in sé la risposta. Consiste nel fare una domanda che non rappresenta una richiesta di informazione, ma implica invece una risposta predeterminata. Ovviamente deve essere fatta con una certa espressione. Se io ti chiedo, ma chi te l'ha fatto fare? Non voglio conoscere il nome della persona che ti ha convinto a fare quella cosa. Voglio solo dirti che hai fatto male a farla, quindi non è una vera domanda. Prova con tutta l'espressione che puoi mettere dentro. Ma chi te l'ha fatto fare? Vorresti farmi credere che hai già finito i compiti? Non c'entrerà mica Luigi in questa storia. Adesso mi viene a dire che hai litigato con Marcella. Credi che sarei così matto da buttarmi? A che gli servirà prendersela tanto? Ti pare che potrei dargli ragione? E allora, ti sbrighi? Scusate, sto cercando di togliere una cosa qui che mi impedisce. Ok. Allora, adesso passiamo a un altro elemento espressivo. Ed è il colore. Che cos'è il colore? Il colore è il sentimento che sta dentro le parole. Trasformando la parola scritta in parola parlata, in suono, dobbiamo riuscire a mettere dentro questo suono un sentimento. Mica è facile. Però, insomma, i grandi attori ci riescono. Noi dobbiamo provarci in qualche modo. E proviamo con una unica parola, che è il nome Massimiliano. Guarda caso, è lo stesso nome usato nel film di Troisi, che è un nome lungo, quindi è un nome che può essere riempito di sentimento, che può essere rabbia, può essere amore, può essere amicizia, può essere tristezza. Però dentro la parola Massimiliano, oltre a chiamarlo come faceva Troisi, quindi lo chiamiamo mettendoci dentro anche un po' di colore, ecco, chiamiamolo colore, così individuiamo subito. Devi modificare il nome Massimiliano, la pronuncia di questo nome, mettendo dentro l'espressione di gioia, di tristezza, di rabbia, a seconda di quello che gli vuoi dire. Per esempio, lo vuoi invitare a giocare con te. Come lo chiameresti? Potresti fare una cosa del genere. Massimiliano! Sei entusiasta, no? Quindi Massimiliano lo dirà in questo modo. Ordinandogli di ricostruire il castello di Lego che ti ha distrutto. Massimiliano! Diverso. Per mostrargli il povero canarino che hai trovato morto nella gabbia. Massimiliano! Per mostrargli lo straordinario regalo che ti ha appena portato il nonno dall'Australia. Massimiliano! E questo è il modo. Vediamo un po'. L'accento enfatico. Che cos'è l'accento enfatico? Quando si vuol dare enfasi a una parola in una frase. L'enfasi su quella parola starà a significare una cosa diversa che se tu la mettessi, per esempio, su un'altra parola. Facciamo un esempio. Ho perso l'orologio. Significa che l'ho perso, non l'ho trovato. Ho perso l'orologio! Non è che ho perso il braccialetto, ho perso l'orologio. La rosa è sbocciata, nel senso che
non è il garofano, è la rosa. La rosa è sbocciata, cioè finalmente la rosa non è appassita, è sbocciata. La gattina ha disfatto il gomitolo rosso. Chi l'ha disfatto? La gattina. Voglio far sapere che è la gattina la responsabile. Non è stato il cagnolino, poverino, è stata la gattina. La gattina ha disfatto il gomitolo rosso. Che cosa ne ha fatto la gattina del gomitolo rosso? Lo ha disfatto. Quindi voglio far evidenziare questa cosa che ha disfatto. La gattina ha disfatto il gomitolo rosso. Cioè, una cosa rossa l'ha disfatta, ma era il gomitolo. La gattina ha disfatto il gomitolo rosso. Tra i vari gomitoli ha disfatto proprio quello rosso. Lunedì, Giovanni ha portato dal ciclista la bicicletta del nonno. Lunedì, Giovanni ha portato dal ciclista la bicicletta del nonno. Lunedì, Giovanni ha portato dal ciclista la bicicletta del nonno. Lunedì, Giovanni ha portato dal ciclista la bicicletta del nonno. Lunedì, Giovanni ha portato dal ciclista la bicicletta del nonno. Cioè, io voglio far sapere che non è una bicicletta mia, nemmeno quella di mio fratello, ma è del nonno. Leggi a voce alta il testo come se fossi un avvocato in tribunale, oppure un profeta, oppure una spia, oppure un disc jockey. Qui siamo sempre nel campo del colore. Cerchiamo di dare un colore complessivo a questa ricetta, una ricetta di ravioli, però noi abbiamo detto che vogliamo leggerla come se fosse un'altra cosa e proviamo a farlo come se fosse un avvocato in tribunale. Staccate dalla verza 10 foglie, le più grosse, lavatele e asciugatele. A parte, preparate alcune fette di pancetta, non dimenticate il vino bianco. Affettate il cuore della verza il più finemente possibile, dopo aver tolto il torsolo e le coste. Sistemate le fette di pancetta in una padella e fatele rosolare a fuoco medio. Versate il vino bianco, aggiungete le verze, salatele e rigiratele nel condimento. Fatele appassire a fuoco medio, senza che si asciughino troppo. È un esercizio che serve per mettere colore, esagerando ovviamente. Vediamo che cos'è la parola cuore. Ricordatevi che abbiamo parlato per ora di due elementi espressivi, e cioè del mordente e del colore. Le altre cose che abbiamo detto sono di riempimento, sono cose che riguardano sempre la lettura, però, come per esempio l'accento enfatico, che non ha niente a che vedere con il mordente, con tutto il resto, no? Però è bene ribadire che esistono questi modi di affrontare una lettura oppure un parlare agli altri. Che cos'è la parola cuore? La parola cuore è la parola chiave della frase. E come prima abbiamo parlato del gattino, della gattina, del gomitolo, di tutto il resto, in questo caso, siccome parliamo di poesia, la chiamiamo parola cuore. Il sentimento che bisogna mettere dentro, ecco, dentro la parola cuore c'è il sentimento ovviamente, no? E lo facciamo cercando di enfatizzare questa parola all'interno di una frase o di un verso. Si può fare in tanti modi, non è detto che si debba aumentare il volume per far capire che voglio soffermarmi, che voglio enfatizzare quella parola. Posso anche rendere un tono più acuto, tono, ricordate, sono i tasti del pianoforte, no? Quindi posso alzare, no, il tono, oppure abbassarlo. Oppure posso rallentare. Quando vedo quella parola, rallento, creo una piccola pausa, un piccolo indugio. La persona che ascolta, ovviamente, è messo nell'attesa, nella curiosità, sta aspettando che cosa dirai fra un secondo. Quindi anche se metti una pausa, oppure puoi addirittura sillabare la parola. Quando fai una sillabazione della parola, la persona che ascolta
si concentra su quella parola e quindi la fa diventare lei, la persona stessa, con il suo ascolto, la parola più importante di quel verso o di quella frase. Cominciamo col dire, qui ci sono tre frasi identiche, prima di passare alla poesia. Queste tre frasi sono dette in modo diverso, cercando di mettere la parola, chiamiamola cuore, e oppure chiamiamola enfatica, aumentando forse il volume. Proviamo in questo modo. Se solo svolgeste i compiti che vi sono stati assegnati, forse non stareste a quest'ora a rinfacciarvi l'un l'altro cose di cui tutti siete responsabili, quindi assegnati. Se solo svolgeste i compiti che vi sono stati assegnati, forse a quest'ora non stareste a rinfacciarvi l'un l'altro cose di cui siete responsabili. Qui è responsabile. Se solo svolgeste i compiti che vi sono stati assegnati, forse a quest'ora non stareste a rinfacciarvi l'un l'altro cose di cui tutti siete responsabili. Qui siete responsabili, insomma. In questa poesia dobbiamo cercare di mettere il sentimento in alcune parole. Si può sillabare, abbiamo detto, alzare il volume, sussurrare, mettere una pausa prima. Adesso proviamo solo con il volume, perché magari ci riesce meglio, no? Itaca è una poesia straordinaria, che il riferimento mitologico è al viaggio di Ulisse, dell'Odissea. Il poeta, in questa lirica, afferma che non bisogna avere fretta di arrivare a destinazione, alla propria Itaca, ma bisogna approfittare del viaggio e quindi della vita per esplorare il mondo, crescere intellettualmente e ampliare il proprio patrimonio di conoscenze. Il senso di Itaca è proprio quello di fungere da stimolo per il viaggio, più che da meta da raggiungere. Itaca è un viaggio nel quale non è importante se la meta è deludente, è giusto apprendere il più possibile durante il viaggio, vivere esperienze, tenendo sempre presente il sentimento forte e deciso che porterà poi a Itaca, a destinazione. Se poi Itaca è peggio di quello che uno si aspetta, però valeva la pena fare il viaggio. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi, o la furia di Nettuno, non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente, e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici, indugia e acquista madreperle, coralli, ebano, ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi penetranti che vuoi. Va, in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti, sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola. Tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Cos'altro aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Costantino Cavafis, grande poeta greco. Parliamo ancora di colore. Stiamo mischiando un po' gli elementi espressivi della voce. Qui il colore si mette un po' su tutta questa piccola storiella
di Gianni Rodari. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, rosso. Ah sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: "Senti, Cappuccetto Verde." Ma no, rosso. Ah sì, rosso. Vai dalla zia di Omira a portarle questa buccia di patata. No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia. Va bene, la bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Ma che confusione, incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: "Quanto fa 6 per 8?" Niente affatto. Il lupo le chiese: "Dove vai?" "Hai ragione, è Cappuccetto Nero," rispose. "Era Cappuccetto Rosso, rosso, rosso!" "Sì," rispose, "vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro." "Neanche per sogno, vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada." "Giusto!" E il cavallo disse. "Quale cavallo? Era un lupo!" "Sicuro?" disse così. "Prendi il tram numero 75, scendi in piazza Duomo, gira a destra, troverai tre scalini e un soldo per terra. Lascia stare gli scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare." "No, no, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte." "Però la gomma me la compri lo stesso." "Va bene, eccoti il soldo." E il nonno tornò a leggere il giornale. Questa era un'altra prova. Ora, per concludere, insomma, questo primo incontro, vediamo un altro elemento espressivo della voce, che è il tempo. Abbiamo detto che gli elementi espressivi vanno variati spesso nell'ambito della lettura o della conversazione oppure del public speaking. Gli elementi di cui abbiamo parlato finora, che abbiamo individuato in queste letture, sono il colore, che dà sentimento, il tono, che alza o abbassa la nota musicale, e il mordente, che era quello dei scioglilingua, diciamo, no? Adesso vediamo il tempo, quindi è il quarto, ancora non affrontiamo gli altri. Il tempo è la velocità di lettura. Se c'è una frase in un discorso oppure in una lettura che non è particolarmente importante, io posso pure liquidarla correndo, andando velocemente alla frase successiva. La faccio ascoltare, ma siccome non è importante. E quindi questo crea appunto un po' di interesse nell'ascolto perché la lettura è più varia, no? È più articolata, quindi l'ascoltatore è più propenso ad ascoltarti, a sentire quello che stai dicendo. E vediamo un po' il tempo in questo modo. Favola di Esopo, il lupo e l'agnello. Il narratore legge con un tempo normale. Il lupo parla velocemente, l'agnello parla lentamente. Sospinti dalla sete, erano scesi a bere, lupo e agnello, allo stesso ruscello. Più a monte stava il lupo, più a valle l'agnello. Ed ecco, il lupo ingordo, l'assassino, cerca un pretesto per attaccar lite. "Tu mi intorbidi l'acqua mentre bevo!" Timido quel batuffolo di lana. "Ma no! Scusami, lupo! Non può essere!" "L'acqua scorre da me verso te!" Poiché il discorso era giusto, il lupo: "Sei mesi fa tu mi insultazzi!" Seguita: "Ma come? Se non ero ancora nato!" "Allora fu tuo padre?" E detto fatto salta addosso all'agnello e lo sbrana. La favola è per quelli che con pretesti gli innocenti opprimono. Vediamo un attimo l'impronta vocale, così facciamo le cose più difficili. Mettiamo un elemento nuovo.
Che cos'è l'impronta vocale? È qualcosa come l'iride dell'occhio, è qualcosa come l'impronta digitale, è qualcosa di unico, la voce. La tua voce è unica e irripetibile in mezzo a miliardi di voci, perché ha un'impronta vocale. Ognuno di noi ha un'impronta vocale particolare. Non ci sono timbri di voce uguali. Ognuno ha il suo timbro, quindi l'impronta vocale. Ci sono voci più chiare, voci più scure, voci limpide, voci rauche, voci secche, voci nasali. Questa è l'impronta vocale. Per esempio, la voce del gatto Silvestro è nasale e scura. Ha un'impronta, un timbro molto diverso da quella di Titti, che è una voce delicata. Proviamo. Mi è sembrato di sentire una collante sul mio colpicino. Si potrebbero congelare le piume della mia piccola coda. Oh, mi è sembrato di vedere un gatto. L'ho visto, ho visto davvero un gatto molto carino è venuto a giocare con me. Hai visto bene, oh, avanti, stai fermo, come pensi che possa acchiapparti se salti come una pulce da un sasso bollente? Dovrei stare fermo? D'accordo, gatto, starò fermo. E Silvestro se lo mangia. Naturalmente ognuno deve usare la sua voce, però possiamo imparare, per esempio, a modificarla, perché magari serve, no? Quando vogliamo imitare i cartoni animati, possiamo fare Ehi, Gatto Baldo, Marco Baldo, Marco Baldo Bao, oppure, ecco, questo era l'orso Yogi. Ehi, Yogi, sta venendo il Ranger. Non ti preoccupare, Bubu. Il Ranger è amico mio, adesso andiamo. Andiamo a mangiare le merendine nel parco di Yellowstone. Ho provato a tirar fuori la voce di questi due. Si può modificare, ma ognuno deve utilizzare la sua voce e trovare nella sua voce le capacità, le proprietà che possono arricchirla. Vediamo le pause. E se vediamo le pause, torniamo a un altro elemento espressivo, che è un elemento espressivo, abbiamo detto, colore, tempo, tono, e qui ci mettiamo dentro le pause. E che cos'è questo elemento espressivo che ha le pause? È il ritmo. Quando sentiamo parlare alcune persone, oppure cerchiamo di fare dei discorsi pubblici, oppure una semplice conversazione, ci sono persone che riescono a dare un ritmo a quello che dicono, sanno mettere le pause al posto giusto, perché la pausa poi, la pausa è straordinaria, serve proprio per dare un po' di suspense e per accrescere l'interesse in chi ascolta. Nel doppiaggio le pause vengono indicate con una slash oppure due slash se la pausa è più lunga. Il doppiatore deve chiaramente sincronizzare il movimento della bocca dell'attore principale usando le pause, sa quando si deve fermare perché altrimenti si muove la bocca dell'attore e sta zitto il doppiatore. Invece devono essere, diciamo, coerenti le due cose. Facciamo un esempio di pausa, come la pausa possa addirittura cambiare il senso di una frase. In questo caso, per esempio, cara Susanna Esposito, salta la corda. E qui ho detto a Susanna Esposito di saltare la corda. Cara Susanna Esposito, salta la corda. Ho detto a un'altra persona, ho detto cara. Guarda che Susanna Esposito sta saltando la corda. Cara Susanna, Esposito salta la corda. Ho parlato con Susanna e qui addirittura ho diviso da Susanna a Esposito, sono due persone diverse. Qui invece posso utilizzare le pause per enfatizzare una parte o un'altra del discorso o della frase. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. È più facile che
un cammello passi per la crona di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. È più facile che un cammello passi per la crona di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. È più facile che un cammello passi per la crona di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Come vedete, spostando, questa è la metamorfosi di Kafka. Vediamo un po' le pause che sono già segnate con le virgole, poi insomma c'è un discorso da fare sulle virgole, sulla punteggiatura, ma noi possiamo stravolgere la punteggiatura, possiamo mettere le pause dove vogliamo. La gente è propensa e felice di accogliere le pause, naturalmente non devono essere proprio messe così ad capocchia, ma quando Gregor Samsa si svegliò un mattino da sogni inquieti, si trovò trasformato nel proprio letto in un immenso insetto. Giaceva sulla schiena corazzata e dura e, si alzava un tantino la testa, si vedeva la pancia marrone, convessa, divisa da ricurve nervature. La coperta del letto, pronta a scivolare giù, era trattenuta appena in cima. Le sue molte zampe, pietosamente sottili in rapporto alla sua solita mole, gli tremolavano inermi davanti agli occhi. «Che cosa mi è successo?» pensò. «Non era un sogno». Vediamo le sospensioni. Stiamo mettendo degli elementi diversi, eh? Ricordate, gli elementi espressivi della voce sono tono, volume, tempo, ritmo, mordente e colore. Queste sei bisogna impararli a memoria. Queste sono sospensioni. Perché sospensioni? Quando si parla, noi prendiamo una frase. Se io devo dire non esco mai senza ombrello, chiudo in basso la mia ultima parola, ombrello. Non esco mai senza ombrello. Chiudo, no? Abbasso il tono, perlomeno, chiudo. Se invece dopo ombrello la frase non è finita, bisogna dire, quando il cielo è nuvoloso, la parola ombrello resterà come sospesa a mezz'aria, per poi chiudere in basso con la parola finale della frase, cioè nuvoloso. Quindi, la prima frase è questa. Non esco mai senza ombrello. Non esco mai senza ombrello quando il cielo è nuvoloso. Giovanni perde facilmente la calma. Giovanni perde facilmente la calma se lo prendono in giro. Ti regalo una casa. Ti regalo una casa se vinco al totocalcio. Non ti porterò a Luna Park. Non ti porterò a Luna Park finché non avrai finito i compiti. Mi piacciono i serpenti. Mi piacciono i serpenti, purché mi stiano alla larga. E per ora direi che possiamo fermarci qui.